regoline. Allora, ho voluto fare un, diciamo, un inizio un po' strano e voi dite, ma come mai sei sommersa di bottiglie, di tante bottiglie di plastica? Certi si domandano, non è normale? È pazza? È un pochettino, no vabbè, no, a parte gli scherzi, volevo farvi vedere appunto quanta acqua ho bevuto. Adesso non mi ricordo ormai quanti mesi, saranno 2 mesi? Boh, più o meno, credo 2 mesi, perché volevo farvi vedere, anzi volevo fare una recensione al prodotto di Air Up che avevo comprato e avevo promesso che facevo la recensione dopo 2 mesi, più o meno 2 mesi, 3 mesi. Adesso non so da quanto è passato, però vabbè, ve lo scrivo semmai sotto e vi dirò quanto è passato di tempo. Ho anche la scatoletta con i pod e infatti volevo fare questa recensione di Air Up. Vi voglio dire cosa ne penso, se mi sono trovata bene e se mi sto trovando bene. Come vedete, credo dalle bottiglie di plastica, e per farvi anche vedere, ho bevuto tanta acqua. Allora, prima però vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciarmi un like e seguirmi su Instagram. Commentate anche qui sotto se state provando anche voi Air Up o siete indecisi se provarlo oppure no. Scusate per i rumori, ma qui stanno lavorando e non ci posso fare niente. Iniziamo e vi dico cosa ne penso. Allora, ho tenuto le bottiglie di plastica perché, come sapete, i pods, questi qua, cioè questi pod, io li chiamo così, contengono uno di questo, fate fuori 5 litri d'acqua. Come vedete ho ancora l'acqua, che però adesso vi faccio vedere anche l'altra bottiglia che la faccio fuori, e avendo tanti di questi io ne ho consumate. Allora, questa pod piccolina è finita, è vuota, nel senso che non ha più gusto, perché dopo 5 litri che mi sono bevuta di questa praticamente la posso buttare. Comunque ve lo volevo far vedere che questa l'ho finita, l'ho conclusa. Vi dico anche qual è il mio preferito di iPod, che poi non è iPod ma è pod, perché l'iPod è il tablet. Comunque vabbè, sbaglierò continuamente a dire questo nome. Comunque, e ho consumato quella, per cui calcolate che una bottiglia, allora questa di 1,5 litri, la rocchetta, e invece la Vita Snella è di 1 litro, per cui calcolate che io consumo 5 bottiglie per arrivare a 5 litri. Poi dipende dalla bottiglia, perché se c'è quella c'è anche quella da 2 litri di bottiglia. Comunque vabbè, come vedete, per farvi un esempio, ho finito tante bottiglie di queste. Sono 15 bottiglie più questa qua che ancora ce l'ho a metà, perché una l'ho già bevuta dentro alla borraccia. Poi, dato che mi piacciono le bottiglie qui sparse in tutto il letto, a parte gli scherzi, allora vi dico il mio preferito. Prima bevo perché ho sete, Comunque, lo vedete anche da qua, quello che sto bevendo, che è quello alla pesca. Io da quando ho comprato questi, che ormai saranno 2 mesi, se non di più, non faccio altro che bere solo alla pesca, che è questo qua. Io ne vado pazza di questo alla pesca e tutte le volte bevo tanta acqua grazie a questo qua. Come vedete c'è la borraccia anche rovinata, non so se si vede da fino a là, perché ho il cellulare distante. Comunque ho la borraccia anche rovinata, perché giustamente se non rovino le cose io non sono felice. E infatti dico, come faccio a rovinare una borraccia che bevo e basta? Vabbè, comunque adesso comunque l'iPod che ho usato è solo questo qua, ma non perché non li bevo, perché alla fine tutti questi li ho provati tutti, li ho bevuti. Il problema è che ci vogliono 5 litri, cioè bere 5 litri è tanto, per cui calcolate che io riesco a bere 2 litri al giorno, dipende da quello che faccio ovviamente. E qua no, forse 2 o 3 l'ho consumati. Il problema è che non so quale ho consumato e giustamente ho qua quelle ancora da utilizzare. Questa invece è consumata. Come lo vedete? Allora, sinceramente non vedete adesso vi faccio vedere, perché certi dicono ma quando finisce che hai usato 5 litri, che hai bevuto 5 litri, queste, a parte che si sente ancora il gusto della pesca, ma poi il colore che c'è sopra non va via quando bevete 5 litri. Il colore resta, l'unica cosa che non sentite più è il gusto, per cui dopo 5 litri non sentite più il gusto e questo è da buttare, perché molti me l'hanno anche chiesto. Poi mi avete chiesto la borraccia va utilizzata anche senza questo? Vi faccio vedere che si stacca, questo si stacca e voi potete berla normalmente, ovviamente sa di acqua. Sa di acqua. Io vi consiglio che se dovete comprare, diciamo, la borraccia, la potete utilizzare normale, però prendete anche questi e consumate anche questi, perché questi vi aiutano anche a bere. Per cui io mi sto trovando bene, è un prodotto diciamo buono, in senso che vi aiuta a bere perché sentite il gusto, certi non lo sentono nella bocca ma lo sentono nell'odore. Infatti in teoria questi vanno sentiti grazie allo sfatto, solo che quando tu ovviamente bevi si dovrebbero formare quelle bollicine dentro che tu senti pure il gusto, per cui come se tu stai bevendo la pesca, ma in teoria non bevi la pesca, bevi l'acqua, solo questo. Per cui io vi consiglio di non prendere solo c'è se non sbaglio solo la borraccia, se non mi sbaglio sul sito. Anzi, adesso hanno fatto quella nuova di borraccia, per cui io, quando sarò nella nuova casa, mi piglio anche la borraccia nuova termica, perché quella termica, se non sbaglio, puoi usarla normale anche mettendo dentro, ad esempio, il tè caldo, eccetera. Per cui, secondo me, non voglio aspettare, diciamo, a prenderla, per cui spero che prima di dicembre riuscirò a prendere la borraccia nuova e mi farò il regalo anche di Natale. Ovviamente questa è praticamente rovinata, infatti vorrei quella nuova. Ho visto che hanno messo il gusto al cocco, se non sbaglio, per cui non vedo l'ora di prendere anche quello. Sì, dovrò ancora finire quelle lì, ma tanto poi quando andrò nella nuova casa mi riempio la mia borraccia, me lo porto in giro per tutta la casa e inizio a bere così, perché essendo qua in questa casa diciamo che è un po' difficile portare la borraccia, poi lavorando tanto anche lì è un po' complicato. Di solito io questa la bevo quando sono a letto, che mi guardo un film eccetera. Comunque io ve la straconsiglio, provatela, è buona. Ovviamente se nessuno la sa usare, come ho letto certe cose assurde sia sotto i miei video che sulle recensioni, prima di dire le cose provate e state attenti a come la usate, perché ci sono certe persone che non sanno neanche come si usa, cioè certi invece di tenere il pod sopra in alto che sentite che è bloccato, e certi lo tengono praticamente in giù, è normale che non sentite l'acqua, cioè in senso il gusto del pod, per cui dovete tenerlo su bello in alto. Quando fate forza che provate a toglierlo e non si toglie, vuol dire che è già giusto così dentro, così, e allora sentite il gusto, che poi vabbè, io ormai mi trovo bene, non sono diciamo come le altre marche, le altre sponsorizzazioni che sponsorizzano gli altri dicendo che le cose sono buone eccetera, perché questa è naturale al 100%, non vi rovina la salute e secondo me è ottima. Invece tutte le altre cose come bustine che diciamo vendono per sponsorizzare, o tantomeno altri marchi che sponsorizzano cose come Nutelle o biscotti, non faccio nomi perché preferisco non fare i nomi, comunque avete capito, no? E quelle lì non sono naturali al 100% le cose che vi vendono, invece vi assicuro che questa è naturale al 100% e non vi rovina proprio la salute. Io non sponsorizzo e non collaboro con nessuno, voglio precisare questo, con nessuno. Io le recensioni le faccio perché voglio ovviamente far vedere se un prodotto è valido, se quello che compro io, perché queste cose le compro io, non me le regala nessuno e tantomeno non collaboro o non sponsorizzo, ripeto, nessuno. Per cui se vi dico che un prodotto è valido e va bene, vuol dire che è buono. Io all'inizio facevo fatica a bere, poi grazie a questo, grazie alla borraccia, con semplicità, cioè, bevo. E vi assicuro che è buona. È facile da riempire, perché ho già fatto anche un video. Calcolate che adesso vi faccio vedere come consuma la bottiglia. È così. Io la vado a riempire, adesso non so se si vede, comunque per farvi capire, una bottiglia, adesso io certe volte esagero, la riempio praticamente tutta, comunque io ho fatto fuori una bottiglia e vi assicuro che io non bevo così tanta acqua, ma da quando ho questa borraccia e questo iPad qui alla pesca, che ne vado pazza, cioè, solo quella praticamente, ne vado pazza di questo odore, ne vado pazza, e allora vi assicuro che ne bevi tanta di acqua, cioè adesso l'ho riempita tutta. Anzi, e vi dico anche che quando bevete tanta acqua, mi sembra che il pod sta per finire, perché è già quasi la quinta volta che metto l'acqua e sta per finire, per cui ormai il gusto lo sta... Io dico il gusto perché lo sento anche quando ci sono le bollicine che salgono su, lo sento, anche se ovviamente è più come odore che come gusto. Comunque vi assicuro che quando bevete tanta acqua non avete neanche più fame, perché a furia di bere 650 ml di acqua anche solo in un giorno non vi viene neanche fame, per cui certe volte capita anche questo, e non lo dico tanto per dire, ma è così. Infatti credo che è finito, perché non lo sento più. Sì, avrò finito anche questo di gusto. Comunque niente, ho parlato un po' troppo, non ho dato, diciamo, una recensione come si deve, perché poi rigiro, poi mi impappino e giustamente poi non so poi dove sono arrivata e cosa dovevo dirvi, come sempre. Per cui io ve la straconsiglio. Ovviamente nei vlog vedete che io userò solo questa borraccia, tanto meno bevo grazie a questi pod. E per cui ve la straconsiglio per chi ovviamente, anche quando dovete andare a correre o fare l'allenamento, secondo me questa è anche utile, vi aiuta molto. E niente, per cui io straconsigliata, mi sto trovando bene, la vedete anche in tutti gli altri video, specialmente i vlog che farò, perché ve la farò vedere, ma non così, ma vi farò vedere che bevo ogni video, anche nella realtà, ve lo farò vedere anche su Instagram. Per cui direi che non c'è niente da dire, perché l'ho detto anche nell'altro video quando avevo comprato la borraccia, per cui direi che posso concludere qua il video, perché è durato troppo, ho parlato fin troppo e... spero lo stesso che sono stata utile, anche perché non c'è niente da dire, dato che come vedete dalle bottiglie ho bevuto tutto, cioè ne ho bevute, ma non perché dico ah, ho fatto la furba, no, non ho fatto la furba, perché come avete visto una bottiglia, calcolate 2 bottiglie faccio fuori, per cui sono più di 5 bottiglie. Mi manca solo l'ultimo goccio che potrei riempirlo, dato che più bevi più la voglia di riempire. Per cui niente, spero che questo video vi è stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi l'avete provato e se volete provarlo. Se avete domande scrivetemelo qui sotto che io tanto vi rispondo, oppure vi risponderò in un vlog o nel prossimo video, quando ovviamente... continuerò la nuova serie, ma giuro che quando farò il terzo acquisto, perché ormai è già quasi la terza volta che acquisto e voglio prendere il cocco e la nuova borraccia arrivata, ovviamente per la nuova casa, giustamente vi farò vedere anche il nuovo acquisto che farò sul sito di Air Up. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Lasciatemi un like se questa recensione un po' strana vi è piaciuta. Detto questo, io chiudo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!